Noi adesso stiamo lasciando Sabaudia e ce ne andremo sulla Litoranea, e divide proprio due mondi. Vedrete da una parte i campi dove i braccianti lavorano, lavorano anche 14 ore al giorno tutti i giorni del mese. Io stesso li ho visti abbassare la testa, obbligati dal padrone a fare tre passi indietro e a chiamare padrone il proprio datore di lavoro. L'indiano bracciante è stato considerato un ribelle, un sindacalizzato, uno che in qualche modo reclamava diritti, ed è stato sostituito con colui che è appena arrivato e che conosce meno la lingua, meno i suoi diritti, quindi il richiedente asilo subsahariano. Allora, qui siamo a Vigna La Corte e lì avanti ci sono le spiagge di Sperlonga, che sono bellissime, che adesso andiamo a vedere e andiamo a raccontare. Dovremmo andare a Terracina, ma no ponte, no tasse, no voto, 270 giorni senza ponte, quindi adesso dobbiamo tornare indietro. 170 giorni senza ponte state qua. Ma come? Sono passati pure di più di 270. Eppure noi quando è a settembre io chiudo. Questo è il comune di... Questo è il comune di Terracina. Che cos'è l'Adriana? L'Adriana sono due strade di pasta che vengono messe uno sotto e uno sopra, e all'interno si ci mette o pesce o verdura o pesce e verdura insieme. Nasce dai tempi dei Borboni, proprio era fatto per essere portato a mare e per durare 2-3 giorni. Se la nostra storia contiene un problema e il problema contiene un cuore, ci siamo, ed è a Castel Volturno. Are you ready for this? Casal di Principe. Casal di Principe? Sì, sì. Italiano lui? No, lui è italiano, io no, io straniera. Ma vi fate il bagno qua? Così, a bambine così sì. Sono dei contenitori, delle pattumiere, li mettiamo noi, se li rubano, li distruggono, li rompono, li fanno a pezzi, fanno i falò, quindi noi non ce la facciamo più, non facciamo in tempo a pulirla e si risporca di nuovo. Cioè, dovrebbe... la risporcano, diciamo. Certo, da sola no. Purtroppo il target delle persone che popola quella spiaggia è molto, certo, molto basso. Veramente il senso della barista è la prima signorina. Questa non ha 18 anni. Ma è incredibile. Poi dici che diventano cattivi, ma per forza diventano cattivi. Anch'io se abitassi qui sarei cattivissimo. Io nagiro a lui in Ghana. Lavorando in campi, quanto ti danno? Tutto il giorno quanto prendi? Tutto il giorno? No, almeno 2,50 euro. 2,50 euro, uno giorno, capito? A nemmeno 10 km di distanza è come aprire una porta. E guardate questa meraviglia, sopra Bacoli, col castello aragonese, col lago di Averno, qui il mare dietro questa striscia di terra di Pozzuoli. Yeah. Ancora una volta la commissione di cui ci siamo detti, cioè uno sbaglio, non doveva stare qua, non doveva essere così, non doveva essere così grande, andava tolta, 25 anni di bonifica non ci sono riusciti. E qui hai questa meraviglia, qui c'hai il golfo, c'hai Nisida, c'hai il parco di Pausilipo, c'hai 700 metri di galleria che ti portano nel cuore di un parco archeologico e di un parco sommerso, la bellezza.
posso stare senza te.